Buongiorno a tutti cari amici del canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea e nel mio canale YouTube tratto di trekking e di fotografia in montagna nelle Dolomiti della provincia di Belluno e non solo. Oggi vi porto in un posto magico, siamo a Misurina. Siamo partiti dal parcheggio presente a Misurina e siamo risaliti lungo questo bellissimo sentiero. Lì sotto c'è il lago di Misurina e l'idea è quella di andare verso la Val Popena, che è qua dietro. Per cui l'idea della gita di oggi è quella di effettuare un percorso un po' diverso dai canonici e quindi dalla parte opposta del lago per risalire verso il Popena, che è una catena meravigliosa che è dietro di me. Alle mie spalle le tre cime di Lavaredo, fantastiche, popolate da numerose opportunità fotografiche. Guardate che belle nuvole che le avvolgono. Seguitemi fino alla fine perché credo che meriti. Se vi piacciono questi contenuti, iscrivetevi al canale e mettete un like. Ma continuiamo perché il video è appena iniziato. Guardate che meraviglia di scorcio. Qui una fotografia è d'obbligo. Abbiamo questo bellissimo pino che fa da cornice a questo scenario mozzafiato con le tre cime di Lavaredo alle sue spalle. Guardate che belle queste rocce che si adagiano proprio in uno scenario incredibile. E questo pino meraviglioso che si staglia verso il cielo. Dietro la montagna meravigliosa che proveremo a raggiungere adesso percorrendo questo sentiero. Guardate la corteccia di questo larice, fantastico. Veramente molto bella. E sulla sinistra abbiamo il lago di Misurina e in alto a sinistra Col de Varda con la pista da sci. La giornata è perfetta, il clima è ideale. Siamo nel mese di settembre e ci sono circa 14 gradi. Sono le 10 del mattino, meglio di così. Ma guardate le montagne che ci sono nel secondo piano, sono letteralmente magiche. Ora vi faccio vedere uno scorcio da vicino usando il teleobiettivo. Eccoli qui, guardate. Abbiamo dei dettagli e dei particolari veramente incredibili. Ora scendo con la telecamera. Abbiamo questo vallone che si apre, quindi ghiaione, e un sottobosco molto rado, la presenza di qualche pino per l'alta quota e i vari sentieri che scendono verso valle. Qui abbiamo dei giochi di luce e di ombra che sono sensazionali dal punto di vista fotografico. Riescono a regalare all'attento osservatore emozioni allo stato puro. Guardate, tra l'altro questi larici che si stagliano verso il cielo completano in modo molto armonioso lo scenario. Il sentiero è molto ben tenuto, guardate che bello. Ci si arrampica letteralmente sulle pendii di questa montagna e pian piano si riesce anche a fare quota. Guardate che bello questo dettaglio, qui c'è quel che resta di un tronco e sotto un microcosmo, quelli che io definisco ambienti negli ambienti. Guardate quanta popolazione, quanta vita che c'è alla base di questo tronco. Eccolo qui. Visto inserito all'interno di questo contesto magico. Guardate che bello questo sottobosco. Qui abbiamo tantissime occasioni fotografiche e anche queste pennellate di ombra. Guardate l'ombra qua così, come va a dipingere in modo molto armonioso lo scenario. Guardate che bello. Sulla destra, quello che io riesco a vedere da questo meraviglioso sentiero sono le tre cime di Lavaredo e tutto il gruppo dei Cadini di Misurina. Altra location strepitosa che spero di potervi far conoscere quanto prima. Se ti piacciono questi video, metti un like e condividilo. Magari iscriviti al canale se già non sei iscritto. Ogni sabato pubblico qualcosa di nuovo, sempre inerente a quella che è la vita in montagna nelle Dolomiti della provincia di Belluno, raccontando un po' arti, mestieri, cose che si possono scoprire
in una gita del fine settimana oppure delle bellissime escursioni fotografiche che ho l'onore e il piacere di poter realizzare durante gli weekend. Guardate che bello! Qui il contesto è meraviglioso. Che dire, cari amici, questo luogo è veramente meraviglioso. Ho trovato tantissimi scorci fotografici eccezionali. Adesso mi fermo e con la mia macchina fotografica proverò a fare alcune fotografie di particolari. La mia idea è quella di prendere proprio qualche dettaglio, il dettaglio della corteccia, il dettaglio di qualche ago di larice che è ancora molto verde, prima che l'autunno lo rapisca e lo colori di giallo, guardate che bei verdi accesi. Ecco, la mia idea è quella proprio di fare qualche fotografia e ve la metto subito dopo nel video. Mettetemi nei commenti quello che pensate delle foto, può essere molto utile per me per crescere dal punto di vista fotografico. Qua dietro voi non lo sentirete sicuramente, ma vi posso garantire che c'è un picchio. E come io parlo a voi, lui parla a me. Fantastico. Questo è il sentiero che continua, ma guardate adesso che cosa si apre davanti ai miei occhi. Una parete di roccia maestosa. Veramente mozzafiato. Non so che dislivello ci sia, ma vi posso assicurare che se dal video non si percepisce, sicuramente ci saranno almeno un 150-200 metri di salto. Qui abbiamo tutti i gradini di misurina visti dalla parte opposta e sotto abbiamo misurina con il suo lago. Sulla sinistra la meravigliosa atmosfera che ci regala la catena montuosa delle Tre Cime di Lavaredo. Bene, cari amici del canale, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Oggi mi fermo qui perché le condizioni meteo stanno peggiorando. In questo momento sono arrivato quasi alla base della montagna. Vi faccio vedere che è un qualcosa di meraviglioso, guardate. Però devo rincasare, meglio essere prudenti. Davanti a questa meraviglia, che sono le Tre Cime di Lavaredo, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sabato prossimo, sempre alle ore 18. Se vi piacciono questi contenuti, per restare sempre aggiornati, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, che così vi arrivano le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Ci vediamo, grazie per aver visto il video fino a qui e a sabato prossimo. Ciao a tutti!